Un popolo coraggioso e forte che non si è lasciato piegare dal dolore. Un paese che ha scelto il dialogo e il rispetto reciproco tra le diverse confessioni religiose e che può tanto contribuire al progetto europeo. All'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha voluto ripercorrere l'intensa giornata di domenica che lo ha condotto a Tirana, in Albania, in occasione del suo quarto viaggio apostolico. Tra i tanti eventi che hanno scandito l'appuntamento, il Pontefice ha voluto anzitutto ricordare l'incontro con i leader di altre religioni e di altre denominazioni cristiane nell'Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio. La pacifica convivenza tra le persone di fede diversa, ha rimarcato, anche in un paese che è stato a lungo oppresso da un regime ateo e disumano, è possibile e praticabile. Si tratta di un dialogo autentico e fruttuoso che rifugge dal relativismo e tiene conto dell'identità di ciascuno. In un crescendo di emozioni, i pensieri di Papa Francesco sono rimasti al pomeriggio di domenica, precisamente alla celebrazione dei Vespri con i sacerdoti, le persone consacrate, i seminaristi e i movimenti laicali nella cattedrale di Tirana. Grazie alle testimonianze di due sopravvissuti alle persecuzioni del regime è riecheggiata la fede di tanti eroici testimoni del passato, i quali hanno seguito Cristo fino alle estreme conseguenze. È proprio dall'unione intima con Gesù, dal rapporto d'amore con Lui che è scaturita per questi martiri, ha detto il Pontefice, la forza di affrontare gli avvenimenti dolorosi che li hanno condotti al martirio. Anche oggi, come ieri, la forza della Chiesa non è data tanto dalle capacità organizzative o dalle strutture, eppure sono necessarie, ma la loro forza, la sua forza, la Chiesa non la trova lì. La nostra forza è l'amore di Cristo, una forza che ci sostiene nei momenti di difficoltà e che ispira l'odierna azione apostolica per offrire a tutti bontà e perdono, testimoniando così la misericordia di Dio. Sin dalle prime battute del suo pellegrinaggio, Papa Francesco è stato sostenuto dalla forza di una Chiesa che è sempre stata fedele al suo sposo. Sul viale che dall'aeroporto lo ha condotto prima al Palazzo Presidenziale, poi in Piazza Madre Teresa per la Santa Messa, il Pontefice è stato accompagnato dalle foto dei 40 martiri assassinati durante la dittatura comunista e per i quali è stata avviata la causa di beatificazione. A questi si sommano le centinaia di religiosi cristiani e musulmani assassinati, torturati, incarcerati e deportati solo perché credevano in Dio. Sono stati anni bui, ha concluso Papa Francesco, ringraziando quanti hanno contribuito al suo pellegrinaggio, durante i quali è stata rasa al suolo la libertà religiosa ed era proibito credere in Dio. Il ricordo di questi eventi drammatici è essenziale per il futuro di un popolo. La memoria dei martiri che hanno resistito nella fede e garanzia per il destino dell'Albania, perché il loro sangue non è stato versato in vano, ma è un seme che porterà frutti di pace e di collaborazione fraterna. Oggi, infatti, l'Albania è un esempio non solo di rinascita della Chiesa, ma anche di pacifica convivenza tra le religioni. Pertanto i martiri non sono degli sconfitti, ma dei vincitori. Nella loro eroica testimonianza risplende l'onnipotenza di Dio che sempre consola il suo popolo, aprendo strade nuove e orizzonti di speranza.